Commissario, in questo momento sembra che sia in atto la battaglia dell'ospedale di Ribera, da un lato quella di Sciacca, è così o possiamo pensare che finalmente gli ospedali di Sciacca e Ribera potranno finalmente essere tutt'uno? Io faccio il tecnico, non faccio il politico, quindi non verrò coinvolto in nessuna di queste battaglie. Io in questo momento ho una normativa che vedo ospedali riuniti di Sciacca e Ribera, ho delle cose da fare sia a Sciacca che a Ribera e quello lo farò. Quindi in questa battaglia non mi vedrete mai partecipe, io sono l'esecutore tecnico. E da tecnico cosa ne pensa del riconoscimento di ospedale zona disagiata, quello che vuole Ribera? L'ho detto più volte, che secondo me la configurazione che c'è adesso di ospedali riuniti anche per i riberesi potrebbe essere migliore. L'unica ragione che possono avere, ovviamente io non prendo parte per l'uno o per l'altro, perché se qualcuno mi dirà nella norma fai l'ospedale di zona disagiata, io non ho la scelta di fare altro se non l'ospedale di zona disagiata. Vi dico che nella loro accezione potrebbero avere ragione se vengono riconosciuti come ospedale di zona disagiata, ma non con l'attuale normativa, perché con l'attuale normativa loro perderebbero una serie di reparti che oggi arricchiscono l'ospedale di Ribera e gli danno una valenza regionale. Presidente Messina, lei ha sollecitato e voluto questo incontro con il commissario Zappia. In questo momento si parla tanto di sanità, lo scontro politico è anche in atto. Lei cosa ne pensa? Io penso che bisogna partire da dati concreti ed è il motivo per cui ho avuto mandato dalla conferenza dei Capigruppo di incontrare il commissario, perché in questo momento io sento che ci sono attaccanti, difensori. Io credo che prima di tutto bisogna pensare al benessere della collettività e al miglior servizio possibile. Quindi siamo venuti alla fonte, ci siamo confrontati positivamente col commissario Zappia per avere i dati. Sulla base di questo in consiglio comunale faremo le nostre valutazioni con l'approvazione di un documento. Siamo rimasti anche col commissario Zappia, che ci darà tutti i dati ufficiali di ciò che è stato fatto, ma di ciò che ancora bisogna fare. Ci sono alcune criticità, come per esempio il problema della stroke unit e quindi di una neurologia da attivare, sul quale ci ha dato delle novità, dei lavori al pronto soccorso, la stabilizzazione dei lavoratori, i concorsi per i primari. Ci sono tutta una serie di cose concrete sulle quali lavorare. Faremo un documento, ritengo, in Consiglio Comunale e poi siamo aggiornati col commissario Zappia per rappresentare le nostre istanze. L'obiettivo è far funzionare, non parlare solo male del nostro ospedale, ma pensare alle cose che funzionano e pensare come fare funzionare meglio e a quelle che non funzionano per realizzarle. Devo dire, gli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera non devono essere conflittuali tra loro, e questo è il mio pensiero, ma devono essere sinergici per offrire al territorio il miglior servizio sanitario possibile.